Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con un anniversario importante. Quello che cade in data odierna sono i 160 anni dell'Unità d'Italia e ha parlato sul punto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha detto: l'Italia, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia. Ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere ad una comunità capace di risollevarsi nelle avversità e soprattutto di rinnovarsi. Intanto sono scattate le nuove chiusure e sale il pressing dei partiti affinché arrivi in settimana il decreto sostegni, la prima manovra del governo Draghi, che dovrà distribuire 32 miliardi di nuovi aiuti tra imprese, lavoratori e famiglie. L'impianto generale del decreto è definito, ma manca quella che è la sintesi politica, ovvero un vertice di maggioranza con il Premier e un successivo incontro con i capogruppo dei ministri D'Incà e Franco per cercare di tirare le fila di un testo particolarmente complesso, ma che comunque ricalcherà quelle che sono le misure che sono state messe in atto nel primo anno di pandemia per cercare, naturalmente nei limiti, di arginare quelli che sono gli ingenti danni che sono stati causati dal virus al settore economico. Saranno i medici, supportati da specifiche equip, a somministrare il vaccino anti-Covid nelle farmacie. La scelta dei locali dipenderà dalla tipologia degli ambienti, laddove sarà possibile equipaggiare gli spazi. Il sistema delle somministrazioni sarà poi integrato nelle reti esistenti all'interno delle varie regioni e saranno proprio i farmacisti ad essere informati dalle ASL. Su questi aspetti c'è in atto un coordinamento del flusso di informazioni con le regioni da parte della struttura commissariale per l'emergenza. Si è espresso il ministro Speranza, che ha detto: stiamo lavorando sia per favorire l'impegno delle farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazione, sia per favorirne soprattutto l'accelerazione. Intanto, per ridurre eventuali ritardi sul programma di inoculazione di dosi dovuto alla sospensione in via precauzionale del siero di AstraZeneca, c'è il ricorso a turni straordinari per il personale delle vaccinazioni. Dunque, per quanto riguarda gli orari, ci dovrebbe essere l'estensione anche nelle giornate di sabato e domenica, laddove non fosse già previsto, a seconda del tipo di struttura organizzativa delle varie regioni. Su questo sentiamo le parole di Rezza dalla cabina di regia. In Italia sono state finora somministrate quasi 7 milioni di dosi di vaccino, con un numero estremamente limitato di reazioni avverse gravi riportate ai nostri sistemi di sorveglianza. Insieme ad altri grandi paesi europei come la Francia, la Germania, si è deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca a scopo cautelativo. Intanto l'EMA, l'Agenzia Regolatoria Europea, sta facendo tutte le verifiche per poter riprendere in totale sicurezza la somministrazione. Coloro che hanno ricevuto la prima dose, confidiamo possano ricevere la seconda nei tempi previsti. Ora i dati nazionali, come sempre di competenza del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 23.059 i nuovi casi Covid registrati nel nostro paese, a fronte di 369.084 tamponi processati, con la ormai nota distinzione tra test molecolari e antigenici. La percentuale dei positivi è del 6,2%. I deceduti sono stati 431, 19.716 i guariti. Per quanto riguarda invece la pressione ospedaliera, ci sono 61 pazienti in più in terapia intensiva, ma preoccupa il numero di ingressi. Sono stati 324 nelle ultime 24 ore, mai un numero così alto era stato registrato in Italia, mentre invece i ricoveri ordinari fanno segnare un più 419 appunto nell'ultima giornata.
In Campania invece i dati dell'unità di crisi certificano 2.665 nuovi positivi, di cui 632 persone sintomatiche a fronte di 22.392 test processati, dati stabili rispetto a ieri, al pari del tasso di incidenza che si stabilizza all'11,9% rispetto all'11,82 di 24 ore fa. Nel bollettino giornaliero si segnalano anche 33 persone decedute e 2.058 guariti. In lieve miglioramento rispetto al giorno precedente la situazione ospedaliera, i posti occupati in terapia intensiva sono 161, dunque meno 4 nelle ultime 24 ore, mentre invece la degenza ordinaria 1.541, dunque meno 2 rispetto a quanto visto nella giornata di ieri. Con l'ok all'unanimità della Commissione Affari Costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, diventa oggi legge l'istituzione della giornata nazionale delle vittime del Covid-19, ricorrenza fissata al 18 di marzo, data in cui esattamente un anno fa per la prima volta i mezzi militari a Bergamo sono stati impiegati per il trasporto delle salme. Dunque domani nella città lombarda si recherà il Presidente del Consiglio Mario Draghi e proprio in occasione di questa giornata della memoria sui municipi di tutta Italia il tricolore sarà esposto a mezz'asta. Si è espresso il Presidente dell'ANCI Antonio De Caro inviando una lettera a tutti i sindaci affinché vadano a partecipare a questa ricorrenza con un minuto di silenzio da osservare alle 11 proprio in concomitanza dell'arrivo di Mario Draghi nella città di Bergamo. Gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità stanno ancora valutando i dati sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, ma si ritiene al momento che i benefici superino di gran lunga i rischi e dunque si raccomanda di continuare con le vaccinazioni. Questo, quanto si legge in un comunicato dell'Agenzia dell'ONU, gli esperti dicono comunque concordano sulla sicurezza del vaccino e si ritiene che appunto i benefici vadano ben oltre il rischio. Si è espresso sul punto anche il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco Giorgio Palù, ha detto il rapporto è notevolmente a favore dei benefici, è giusto attendere quella che è la valutazione dell'EMA, ma io mi aspetto che verrà data una nota di avvertenza soprattutto sulla valutazione di persone che hanno avuto effetti collaterali e dunque bisognerà studiare. Focus particolare anche sulle donne che prendono la pillola, si tratta di un farmaco pretrombotico, dunque c'è bisogno, ha concluso Palù, proprio per questi soggetti di una maggiore attenzione, però naturalmente siamo tutti in attesa della valutazione finale da parte dell'EMA. È stata scoperta a Napoli una mutazione speciale del coronavirus in una donna in provincia di Novara. Lo ha reso noto il professor Broccolo, virologo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, che ha dichiarato che questa mutazione ha le caratteristiche tipiche della variante inglese e nigeriana, più 4 mutazioni che finora non sono state associate a nessuna variante. Le condizioni della paziente sono comunque buone, si trova al momento in quarantena mentre suo marito è negativo. Il sequenziamento che effettuato proprio sul virus ha evidenziato questa mutazione rarissima che è stata descritta in meno di 20 casi al mondo e soltanto una in Veneto, in questo caso di queste mutazioni che agiscono sulla proteina spike che il virus utilizza per agganciarsi alle cellule umane e che è il principale bersaglio dei vaccini. Ha concluso il virologo dicendo che questa mutazione potrebbe essere immunodominante e potrebbe cambiare l'efficacia dei vaccini. Sul punto deve essere studiata con maggiore attenzione, quel che è certo è che si tratta di una scoperta degna di nota. Ora un fatto di cronaca, perché è stato eseguito in giornata un sequestro per le disponibilità finanziarie sui conti correnti bancari per oltre 1.600.000 euro alla Marat Football Management, società del procuratore sportivo Mario Giuffredi. In totale sono 6 le persone iscritte al registro degli indagati della Procura di Napoli per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La ditta cura gli interessi sportivi
e l'immagine di calciatori professionisti di Serie A, tra cui Isai, Mario Rui, Di Lorenzo, Biraghi, il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, e l'attaccante Gennaro Tutino, nessuno dei quali comunque è coinvolto nell'inchiesta. L'Italia è candidata ad ospitare il Forum Mondiale sull'acqua in attesa della decisione di Marsiglia. Sul punto sentiamo le parole di Endro Martini, presidente del Centro Studi Alta Scuola Umbria e capofila proprio del comitato alla candidatura dell'Italia al 10° Forum Mondiale dell'acqua. L'acqua è importante perché è alla base di tutte le forme di vita che conosciamo, e senza questa preziosa risorsa non avrebbe nemmeno avuto origine la Terra. L'acqua infatti è considerata un fattore indispensabile per lo sviluppo della vita nei pianeti. Non a caso noi inviamo sonde nello spazio per cercare la presenza di acqua, che certifica quindi che lì abbiamo avuto una qualche forma di vita. L'acqua però è anche una minaccia, sia quando ne abbiamo troppa che quando ne abbiamo troppo poca. Alluvioni e siccità. Da italiano, da toscano e poi umbro di adozione, non potevo che pensare a due città simbolo, Firenze e Assisi, e a due uomini a cui tutto il mondo guarda, Francesco di Assisi e Leonardo da Vinci, al dialogo tra uomo e natura di Francesco, a cui venne detto: va, ripara la mia casa, come vedi è tutta in rovina, e al Rinascimento, come rinascita di Firenze dopo la disastrosa alluvione dell'Arno nel 1966, e al Rinascimento fiorentino dopo un buio medioevo. E nel predisporre il progetto di candidatura dell'Italia al Forum Mondiale dell'Acqua nel 2024, ci siamo ispirati a questi momenti storici, a questo messaggio, alla necessità di un cambiamento globale in cui l'acqua sia il connettore unico che unisce la Carta di Sendai sulla mitigazione dei disastri, l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e l'Accordo sul clima di Parigi. Siamo in viaggio verso il Green Deal europeo, siamo in viaggio per accogliere in Italia il Forum Mondiale dell'Acqua come luogo di tutti senza esclusioni, un forum di rinascimento, di political dal basso dei cittadini, delle donne e delle comunità. Water Rinascimento, abbiamo detto. L'Italia, fortemente colpita dalla pandemia, è pronta a questa sfida, pericolosa ma allo stesso tempo rivoluzionaria. Un forum dal basso, equo, sostenibile, inclusivo, italiano. Il mio è un appello a sostenere questa candidatura in tutte le forme possibili affinché il primo forum sull'acqua post pandemia si svolga in Italia, a Firenze e ad Assisi. Vi aspettiamo. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica a cura dell'ASL di Terra di Lavoro. Nei dati del 17 marzo sono 365 i nuovi positivi, cui si aggiungono 191 guariti e 7 deceduti. I test elaborati sono stati 2.770 per un tasso di incidenza del 13,17%. Nel saldo complessivo si registra un aumento di 167 positivi su tutto il territorio. Caserta continua ad essere in cima per un numero di casi attivi con 575 persone attualmente contagiate, c'è poi Maddaloni con 507 e Marcianise con 360. Chiudiamo con il calcio. L'ambiente Napoli sicuramente risollevato dopo la vittoria in campionato domenica sera contro il Milan, e la partita, il posticipo di domenica prossima contro la Roma, potrebbe essere un'ulteriore svolta per cercare di ottenere l'obiettivo Champions League. E sono cambiate anche un po' quelle che sono le dinamiche interne dello spogliatoio, con una pace fatta
tra il presidente De Laurentiis e l'allenatore Gennaro Gattuso per ottenere naturalmente la cosiddetta coppa dalle grandi orecchie, però insomma il destino sembra segnato, a giugno le strade si separeranno proprio in ottica del match di domenica e la Napoli ha avuto a disposizione 2 giorni di riposo, ma c'è chi sta facendo gli straordinari, infatti Manolas e Lozano hanno lavorato in questi giorni per cercare di recuperare al meglio dagli infortuni che hanno patito. Sicuramente il tecnico calabrese non potrà contare su Giovanni Di Lorenzo in vista del match di domenica, dal momento che il difensore ex Matera è stato squalificato. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi auguro un buon proseguo di serata. Arrivederci.